Buongiorno cari, come state? Spero tutto bene. Allora, fatemi sapere nei commenti come state. Fa caldo oggi, anch'io sono sempre a mezze maniche, vabbè, tre quarti, però fa sempre caldo, cosa molto leggera. Allora, oggi video Netflix, veloce, veloce, perché ho poche cose di cui parlare, sono tutte interessanti, però vorrei comunque tenere il video breve così è più semplice caricarlo. Allora, come al solito partiamo dai documentari, partiamo da quello serio, poi passiamo a quello lì un po' più divertente. Allora, dopo averlo visto in parte in televisione, aver visto qualche clip su internet nel corso degli anni, ho finalmente visto Bowling for Columbine di Michael Moore, che è un documentario del 2002, se non mi sbaglio, che è incentrato sulla strage di Columbine, ovvero questi due ragazzi che entrarono a scuola armati e fecero una strage, e il successivo dibattito sulle armi che si è scatenato negli Stati Uniti. Allora, io non sono una grande amante di Michael Moore come personaggio. Credo che Michael Moore veda le cose molto da un punto di vista americano e che cerchi di non farlo capire, e che a volte i suoi documentari abbiano quella specie di pretesa di assoluta saggezza che non credo sia poi così giusta. Alcune volte dice cose molto giuste, altre meno. Questo in particolare, però, credo che sia un documentario assolutamente da vedere, soprattutto perché il dibattito sulle armi sta diventando sempre più comune anche in paesi come il nostro, che non hanno una grande cultura di possedere armi da autodifesa, ecco perché il punto è sempre quello. Mentre negli Stati Uniti c'è un fortissimo attaccamento all'arma, quasi come se fosse una coperta di Linus, cioè l'arma mi potrebbe servire per difendermi, forse io nel frattempo ce l'ho. Non è che mi sia successo qualcosa, che sia successo qualcosa a qualcuno che conosco, io ce l'ho perché è un mio diritto averlo e quindi devo averla. Logic. Il problema è questo, va bene, vuoi avere un'arma. Il problema è quando le armi vengono messe in mano a persone che non sono in grado di possederla, ovvero non sono in grado di avere la consapevolezza che serve per maneggiare una cosa del genere. Il fatto che due ragazzini siano riusciti a comprare armi di grossissimo calibro e proiettili in quantità industriale, pronti per fare una strage addirittura peggiore di quella che è avvenuta, e che tutto questo fosse legale, e questo è un problema molto serio, è un problema che secondo me si cerca sempre di evitare. Non se ne vuole parlare perché non ci si vuole rendere conto che avere un'arma potrà anche essere un diritto. Ma è un dovere avere la consapevolezza di che cosa stai usando. Ci sono delle interviste a persone molto fanatiche delle armi che veramente mi fanno pensare che queste persone non dovrebbero neanche avere una pistola giocattolo. E invece queste persone hanno case piene di armi. Io parlo per me, questo è assurdo, è assurdo poter pensare una cosa del genere. Io parlo per me personalmente, non ho mai visto una pistola dal vivo. Mai vista una pistola vera dal vivo, non l'ho mai toccata, non l'ho mai tenuta in mano. Non riesco ad immaginare come sia possibile che sia così semplice per le persone averne così tanti in giro e non sentire la pressione della responsabilità che comporta averne anche soltanto una. Una cosa magari sono le armi da collezione che magari sono sempre scariche, non funzionano, sono antiche, eccetera, eccetera, nessuno verrebbe in mente di utilizzarle. O magari un cacciatore che ha la consapevolezza di che cosa sta utilizzando perché lo conosce, ma il problema è l'ingenuità delle persone e il fatto che molto spesso non ci siano abbastanza controlli e il fatto che succedano certe tragedie, che ci siano un numero esponenziale di omicidi fatti con una pistola rispetto a nazioni come la nostra o anche come per esempio la Francia, eccetera, eccetera. È veramente molto inquietante. Poi magari noi non siamo un caso da prendere in considerazione perché noi purtroppo abbiamo un grosso problema di criminalità organizzata che ovviamente fa schizzare alcuni numeri molto al di sopra di quelli che dovrebbero essere, quello che sarebbero se non avessimo questo problema. Però è molto 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 inquietante. È un documentario che in alcuni punti, per quanto non sia per niente crudo, per quanto non si scavi molto sulla violenza vera e propria, cioè non ci siano scene di violenza, non ci si perde in particolari morbosi,
È un documentario che sicuramente lascia molto molto perplessi e secondo me fa pensare molto anche le persone che con molta ingenuità parlano di armi come se fossero caramelle. Ma andiamo avanti, parliamo di un altro documentario che si chiama Chuck Norris vs. Communism. Già il titolo Win, Win Forever. Di che cosa parla? Parla di cosa è successo in Romania durante gli ultimi anni della dittatura di Nicolae Ceausescu. Cosa è successo? Un gruppo di persone, tra cui una doppiatrice che lavorava per il Ministero della Propaganda, ma poi sotto banco faceva la traduttrice illegale e si chiamava Irina Nistor, traducevano film illegali, ovvero qualsiasi film occidentale era illegale in Romania. E loro li traducevano. E senti, questa donnina piccolina, biondina, molto molto fine, molto elegante, molto donna di mezza età che va in ufficio, che doppia Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, in un modo talmente divertente e talmente particolare che l'intera popolazione rumena era completamente innamorata di questa voce. E per quanto non si sapesse che faccia avesse, poi si vede nel documentario, ed è una donnina adorabile, riesce a dare un senso di speranza ai rumeni che sono sotto dittatura. Ci sono moltissime interviste a persone che erano ragazzini a quei tempi e quindi andavano a queste serate di cinema illegali che venivano organizzate con il passaparola, e quindi tutti stipati in una stanza a vedere questi film d'azione o qualsiasi cosa si riuscisse a reperire, e da quello riuscivano ad avere una visione del mondo esterno che non era quella che veniva imposta dalla propaganda. E secondo me è un documentario adorabile, fatto con una delicatezza, un'ironia, è divertente, fa ridere in certi punti, ti trovi a ridere e ti dimentichi anche forse di quanto fosse terribile la situazione che queste persone vivevano, ma perché loro stessi, tramite questi film, riuscivano a vedere oltre. E secondo me questo è un grandissimo dono che molto spesso noi sottovalutiamo per quanto riguarda il cinema, la televisione, i libri. Ci offrono uno spaccato di un mondo diverso e a volte ci ricordano che possiamo volere di più da quello che è la nostra realtà e che quindi anche soltanto i film doppiati da Irina Nistor hanno scatenato la rivoluzione. Anche soltanto la visione che c'è qualcosa di meglio per cui si può lottare. Ed è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, è veramente un bel documentario, vi consiglio di guardarlo, soprattutto se magari siete un po' giù perché vi tira molto su di morale. Passiamo alle serie TV, finita la seconda stagione di Grey's and Frankie. Avevo parlato un po', in maniera un po' incerta, delle prime puntate, secondo me si è ripreso tantissimo. Il mio problema è che all'inizio cercano di puntare molto su alcuni lati della personalità di Frankie, esagerandoli e rendendola un pochino irritante. Si sono molto ripresi sul finale, molto 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 ripresi, soprattutto perché mentre Grace ha questo momento di smarrimento, Frankie è come se ricostruisse soprattutto il rapporto con i figli. Si vede che sta subendo un'evoluzione consistente e mi è piaciuto moltissimo. Il finale, secondo me, è stato stupendo. Mi piace il fatto che Grace and Frankie riesca a trattare anche di argomenti difficili con un'ironia ed una leggerezza ed una educazione ed un'eleganza che rare volte ho trovato in serie TV, soprattutto americane. Sto facendo proprio la razzista. Scherzo, scherzo, ovviamente, scherzo, scherzo. Ma io trovo che Grey's and Frankie sia una gemma nel panorama Netflix, veramente credo che sia una delle serie più riuscite in assoluto. E assolutamente vi consiglio di vederla. Mi piace soprattutto il fatto che punti così tanto sull'amicizia. Il fatto che al centro di tutta questa serie ci siano due persone così diverse che diventano amiche, secondo me è proprio una carta vincente, io lo adoro. È veramente una bella serie, vi consiglio di guardarla. E poi ho avuto un momento di Rewatch di Marco Polo. Allora, non ne avevo mai parlato, ma io amo Marco Polo. È una delle serie più trash che io abbia mai visto. E voi sapete che io ho una grandissima passione per le serie storiche trash e questa raggiunge livelli di trash che non vedevo dai tempi dei Tudor, quindi insomma, stiamo parlando di cose serie qua. Noi guardiamo le serie storiche trash o serie, non ci interessano le serie storiche
veramente storiche, non le vogliamo, non ci interessano. Noi vogliamo il trash, vogliamo le scene di sesso a caso, vogliamo Henry VIII che all'alba della sesta moglie è ancora un fringuello interpretato da Jonathan Rhys-Meyers. Stiamo scherzando anch'io. Io amo le serie storiche serie, però quelle trash hanno un posto speciale nel mio cuoricino freddo e senza cuore. Trovo che sia veramente carinissimo. Io adoro Marco Polo. Il fatto che abbiano preso un attore italiano con una pronuncia inglese un po' quella che è, però secondo me migliora nel corso delle puntate. Ci sono dei momenti veramente cringeworthy, però migliora piano piano. Per interpretare Marco Polo, già thumbs up. Che abbiano scelto veramente attori cinesi per interpretare i mongoli cinesi, altro thumbs up. Ma poi a me prende proprio la storia. Mi piace, Marco Polo è sempre stato un personaggio storico che io ho trovato molto affascinante, che ha sempre avuto un po' questo alone di mistero e questo alone di mito, che però ovviamente Marco Polo è una persona storica, perché ci sono state molte polemiche sul fatto che Marco Polo è andato veramente in Cina? Sì, ci è andato sul serio. A me piace, è trash, ci sono un sacco di scene d'azione, c'è un sacco di sangue, per chi apprezza queste cose ci sono anche un sacco di scene di sesso, un po' a caso a volte, ma insomma, che volete farci? Si sa che il sesso vende. Game of Thrones, grazie per aver rovinato tutto. Lasciamo perdere con Game of Thrones, perché se lo stessi chiedendo, io non guardo più Game of Thrones, quindi, e non parleremo più di Game of Thrones finché non uscirà il nuovo libro, perché io mi rifiuto di parlare di quella merda. Fine del discorso. Guardate Marco Polo, io lo trovo divertentissimo, trovo che ci siano proprio dei momenti talmente ridicoli che ti scatta proprio la risata isterica, però è anche secondo me una serie fatta benissimo, proprio a livello di scenografia, a livello di regia, a livello di anche di interpretazioni, non di tutti, ma in generale il livello è molto buono. C'è anche lo speciale che hanno fatto a Natale, che si chiama 100 Eyes, quello lì, nel senso che dura troppo poco per poter dare effettivamente ancora più tridimensionalità al personaggio di 100 Eyes, mi sarebbe piaciuto vederlo un pochettino più sviscerato. Però il 1 luglio esce finalmente la seconda stagione e io sono troppo troppo gasata e troppo contenta. Ultima cosa, seconda stagione di Chef's Table. Voi sapete che io ho un guilty pleasure per Chef's Table. Oh, scusate, io ho dato una botta per sbaglio. Chef's Table è questa serie di documentari che parlano di grandi chef raccontati dagli chef stessi, e ho trovato questa seconda stagione veramente molto bella. Per certi versi la prima mi era piaciuta un pochettino di più, però questa secondo me ha un livello di grandissima, grandissima ricerca di qualcosa che va oltre la cucina. Mi spiego un po' meglio, scusate. Perché mi viene da dirlo in inglese, no? That è molto più deep della prima stagione. Prima di tutto ci sono ben due chef donne, Dominique Ren e Anna Ross, e ci sono molti chef da paesi stranieri. C'è uno chef indiano, uno chef brasiliano che io ho adorato e lui è stato il mio preferito, e uno chef messicano. Tutti questi chef, compreso anche il primo, che insomma, lui noi non ci interessa tantissimo, cioè scherzo. Hanno in comune questa cosa, ovvero non credevamo che la cucina dei nostri paesi potesse essere fine dining, quindi alta cucina, ed invece sì, perché la nostra inventiva e la nostra abilità ha fatto riscoprire al mondo qualcosa che consideravano al di sotto, per esempio, della cucina francese o italiana. Secondo me questo è un grandissimo, è un bellissimo messaggio, e l'attenzione che si pone su ogni singolo chef, l'attenzione proprio ai dettagli, al suo metodo di lavoro, alla sua storia, al suo rapporto con il territorio, è una delle cose migliori di tutta la serie. Trovo che abbiano veramente capito perfettamente come parlare di cucina senza farlo diventare noioso. Come avevo detto, perché la prima stagione io detesto i programmi di cucina, non li sopporto, li trovo noiosissimi, però questo mi prende in una maniera assurda, proprio perché secondo me non è fatto come un programma di cucina, è proprio un documentario. È un documentario sull'importanza della cucina per certi popoli, l'importanza della cucina nella vita delle persone che ci lavorano e l'evoluzione attraverso l'inventiva dei singoli. E trovo che siano veramente dei bellissimi temi da trattare.
Poi, tra l'altro, la cinematografia è divina, il modo in cui è girato, il fatto che ci siano moltissime riprese fuori dalle cucine, quindi si senta proprio la vicinanza con il territorio, con il posto da cui si traggono gli ingredienti. È una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Vi consiglio di guardarlo se non l'avete guardato, perché è veramente molto molto bello. Bene, speriamo di riuscire a far andare questo video in onda ai vecchi tempi come facevamo prima di giovedì. Nel caso, sarà comunque molto presto sui vostri schermi. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!